la strada per l'uguaglianza, la pace, la tutela dei diritti passa anche attraverso il cinema ed è per questo che Emergency, che è l'organizzazione che offre cure medico-chirurgiche alle vittime di guerra, nelle mine antiuomo e nella povertà del mondo, ha ideato il progetto Una storia per Emergency, che è un progetto rivolto ai giovani. Ed è con una giovane che siamo collegati, Michela Greco, che è la curatrice del progetto. Buongiorno. Michele, grazie per essere con noi. Allora, questa è la terza edizione del progetto, è così? Sì, è la terza edizione. Come dicevate, Emergency nasce ormai 27 anni fa con la missione di curare le vittime della guerra e della povertà, ma c'è un'altra missione altrettanto importante, che è quella della promozione di una cultura di pace e di rispetto dei diritti. Ed è nell'ambito di questa missione che è nato il progetto Una storia per Emergency, che è un bando per sceneggiature di cortometraggi rivolto appunto ai ragazzi fra i 16 e i 25 anni. E abbiamo scelto di puntare sul cinema perché il cinema ha un potere fortemente evocativo, perché con un film o con un cortometraggio possiamo immergerci nelle storie, possiamo immedesimarci nei percorsi delle persone, per quanto lontane esse possano essere. E abbiamo trovato interessante coinvolgere i giovani, stimolarli a sperimentarsi su un racconto complesso come quello cinematografico. Dicevamo, questa è la terza edizione, le prime due già hanno dato dei bellissimi frutti, perché il vincitore del concorso vedrà realizzata la sceneggiatura che diventerà un cortometraggio. Insomma, il premio è la realizzazione del cortometraggio. E la prima edizione ha dato vita a un cortometraggio che si intitola Peregina, che è stato scritto da Alessandro Padovani, che era appunto il vincitore della prima edizione, e diretto da Nicola Soccinelli, e che ha avuto un percorso bellissimo. È stato presentato in anteprima da Alice nella città, ha vinto un premio, ha fatto un percorso di festival e di premi molto bello. Adesso stiamo aspettando... È stato selezionato in concorso in uno dei più importanti festival di cortometraggi del mondo, che fra l'altro è qualificante per gli Oscar. La seconda edizione anche ha dato vita a un altro cortometraggio che si chiama Capitan Didier e che vedremo molto presto. Senta, come si partecipa allora? Diamo un po' di istruzioni, perché il bando è aperto dal 30 aprile. Quali sono i requisiti? Dal 30 aprile è aperto fino al 30 giugno, alla mezzanotte del 30 giugno, e sui siti di Indigo Film, che è la società di produzione che appunto realizzerà il cortometraggio, per farvi capire, è la società di produzione cinematografica che ha vinto l'Oscar per La grande bellezza, appunto sul sito di Indigo Film, di Rai Cinema, che è l'altro nostro partner, e sul sito di Emergency si trova il bando con tutte le istruzioni e i requisiti per partecipare. Naturalmente, appunto, abbiamo detto, bisogna avere tra i 16 e i 25 anni, e sul bando ci sono tutte le caratteristiche che deve avere questa sceneggiatura in termini di lunghezza, insomma tutti i dettagli che servono per mandare la sceneggiatura giusta, che fondamentalmente deve essere intorno ai temi di Emergency, quindi la pace, il contrasto alla guerra, il racconto delle sue terribili conseguenze, la solidarietà, l'accoglienza e il diritto, anche il diritto universale alla cura, che è uno dei nostri temi fondanti da sempre e che quest'anno è diventato un tema, diciamo, di interesse mondiale di cui si parla tutti i giorni. Quindi c'è tempo fino alla mezzanotte del 30 giugno, andando a vedere i requisiti sui siti di Rai Cinema, di Indigo Film e di Emergency. Bene, grazie Michela Greco, in bocca al lupo ai partecipanti, vinca il migliore naturalmente. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Allora.